In questo tempo di grande caldo sono molto preoccupato per le condizioni delle persone anziane, in particolare quelli ospiti nelle case di riposo. Non tutte le case di riposo, infatti, hanno sistemi adeguati di ventilazione o di condizionamento d'aria. Spero che gli effetti negativi del caldo non si assommino al dolore per la solitudine indotta dall'isolamento causato dalle restrizioni poste alle visite dei familiari. Una diffusa situazione di disagio e effetti negativi anche sulla durata stessa della vita. Sono inoltre preoccupato per il personale che lavora nelle residenze. Molti non hanno ancora avuto la possibilità di riprendersi dalle fatiche fisiche e psicologiche dei mesi scorsi. Il caldo rende ora ancora più pesante il loro importantissimo lavoro. Queste considerazioni mi inducono ancora di più a pensare che tra gli altri interventi i finanziamenti del MES potrebbero essere importantissimi per un adeguamento strutturale e tecnologico delle residenze per anziani, case di riposo, RSA, residenze protette, centri diurni. In questo momento viviamo una condizione potenzialmente molto favorevole per la disponibilità di soldi che mai avremmo avuto la possibilità di avere in quantità così rilevante. Perde l'occasione di questi soldi per banali litigi o perché non riusciamo a preparare adeguatamente i progetti esecutivi, arrecherebbe un danno alle persone più fragili, del quale dovrebbe rendere conto prima di tutto alla nostra coscienza.